Sensi dell'autority, non c'è alcuna via tecnica che possa mettere in secondo piano il voto democratico di 27 milioni di cittadini che hanno detto molto chiaramente: fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua. Si scordino di poter passare con la nuova norma tariffaria, con normative, con l'idea che le loro politiche sono oggettive. Qui è in atto una battaglia per la democrazia, per i beni comuni, per l'acqua, e noi siamo in campo un anno e mezzo dopo il referendum in tutta Italia. E il secondo messaggio lo diamo alle forze politiche che si candidano a governare questo paese: non ci sarà nessun cambiamento se non si scioglie il vulnus di democrazia creato dal fatto che il popolo italiano ha deciso che i beni comuni devono stare fuori dal mercato e che il voto va rispettato. Senza sciogliere questo nodo nessun cambiamento è possibile. E l'ultimo messaggio lo mandiamo ai sindaci, agli enti locali che oggi sono sotto attacco, che oggi vogliono far scomparire perché sono il luogo di prossimità della democrazia per la cittadinanza. A loro diciamo: siamo pronti alla battaglia contro il patto di stabilità, siamo pronti alla battaglia per una nuova finanza pubblica, per la ripubblicizzazione della cassa depositi e prestiti, ma a un patto. I sindaci, a partire da quello di Reggio Emilia, devono decidere se sono l'ultimo terminale dei grandi capitali finanziari, delle politiche dell'Unione Europea, di quello che i governi tecnici dicono, o se sono invece i primi rappresentanti di un territorio, delle persone che lo abitano, delle donne e degli uomini che dicono chiaramente che l'unica uscita possibile dalla crisi passa dalla riappropriazione sociale dei beni comuni, dalla riconversione ecologica dell'economia, dalla riappropriazione della gestione territoriale partecipativa dell'acqua, dei beni comuni, della ricchezza collettiva. Fuori subito da IREN, ripubblicizzare l'acqua, gestirla in maniera partecipata con i lavoratori e con le comunità locali. Adelante!